Cuneo, siamo negli studi della Lab Travel che ci ospita per questa video intervista. Siamo in compagnia di Floriana Bertone, che da qualche giorno è ufficialmente una nuova giocatrice del Cuneo Granda Volley. Allora, Floriana, innanzitutto, bentornata qui in provincia di Cuneo, un piacere averti con noi. Allora, prima domanda è su cosa ovviamente ti ha convinto e cosa ti ha spinto a scegliere il progetto Cuneo e a tornare qui in provincia di Cuneo per il prossimo campionato di A2. Beh, è stata una bella occasione ricevere questa chiamata da Cuneo perché ha un progetto ambizioso, ha formato una squadra molto competitiva nel campionato di A2 e quindi questo era già un punto forte che mi ha convinto in più, la vicinanza a casa, quindi tutto sommato è stata la scelta giusta. Ecco, hai avuto modo di parlare ovviamente con la società quando si sono avviati i contatti e nel senso che cosa ti hanno esposto come progetto e che cosa ti ha convinto in quello che ti ha fatto sapere la società quando ti ha contattato? Beh, la società mi ha contattato innanzitutto comunque cercando di spiegarmi gli obiettivi stagionali e anche quello che speravano di creare come amalgama di gruppo e come gruppo e squadra. Poi in più mi ha comunque spiegato che ci sarebbe stato lo stesso coach François Salvagni che avevo già avuto a Bolzano e quindi comunque sicuramente questo può essere anche un punto a favore perché Certo. è già stata creata una sorta di conoscenza e di amicizia per cui abbiamo già superato un passaggio che è quello che si va a dover fare quando si arriva in una nuova società e quindi sicuramente è un vantaggio che magari porterà ad avere un feeling già diverso fin dall'inizio e in più appunto gli obiettivi sono ambiziosi, perciò sempre sperando insomma che vada Eh tutto certo. bene si punta a qualcosa di importante. Ecco, mi ha anticipato parlando dell'allenatore, è stato quindi importante la presenza di Coach Salvagni qui a Cuneo, hai avuto modo di parlarci nel corso di queste settimane, anche lui ti ha avuto modo di esporre quello che era il progetto di Cuneo. E ultimamente non ancora, però comunque a parte cioè, il fatto che ci Certo. conosciamo già rende tutto più facile e sicuramente oltre alla scelta societaria e di squadra si sì, ha influito anche lui nella scelta per quest'anno. Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi che anche in questo caso hai accennato poco fa, nella conferenza stampa di presentazione la società non si è nascosta, ha detto di non puntare solo a una salvezza, ma anche a un campionato di vertice per questa due, quindi ha anche un po' sorpreso tutti sotto questo punto di vista. E, quando ci hai parlato loro, cosa ti hanno detto a riguardo? È stata diciamo una boutade sulle ali dell'entusiasmo, quella fatta in conferenza, o proprio c'è la volontà di giocarsi delle posizioni importanti in questa due? Beh, diciamo che secondo me la società punta a mantenersi comunque in vista rispetto Certo. a dopo la promozione dalla B1 alla A2, in cui comunque ha guadagnato più spettatori, più pubblico, più seguito, punta sicuramente secondo me a mantenerlo e quindi cercando di farsi vedere in senso buono Certo. nel campionato di A2, sicuramente è una cosa che oltre a essere stata detta in conferenza, il fatto di fare un buon campionato e magari di arrivare a qualche posizione sopra rispetto alla salvezza, è una cosa anche che comunque il mondo della pallavolo sta notando sulla base dei nomi degli acquisti, insomma. Ultimissima cosa, tu sei di Mondovì, abiti a Mondovì, quest'anno ci sarà la LPM anche in A2 che verrà ovviamente ripescata, e, penso una partita particolare anche per te e un derby particolare per la provincia, avere un derby in A2 è praticamente un unicum finora nella storia del volley femminile qui, quindi insomma un altro motivo di stimolo particolare per seguire questo campionato. Sì, sicuramente sarà una partita abbastanza calda, anche vedendo i derby precedenti in In B1 B1. e
sicuramente sarà una partita molto seguita, perché comunque qua in provincia, nel nostro piccolo della provincia grande, comunque è molto sentita, e perciò dal mio punto di vista sarà una partita emozionante, perché comunque andare a giocare contro la squadra di Mondovì, dove abito, facendo parte di una squadra della provincia e quindi di Cuneo, sarà bello, sarà molto divertente.